Grande successo per la cerimonia Le Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Lo studio dell'anno diritto penale consulenza, il premio viene assegnato a Studio Bolognesi, avvocati penalisti d'impresa, per la capacità di guidare le aziende in ottica consulenziale e preventiva all'accoglimento del decreto legislativo 231 del 2001, per essere tra i protagonisti di una nuova applicazione del diritto penale d'impresa, in grado di fornire alle società gli strumenti per l'adozione di un modello organizzativo idoneo. Eccoci qua, studio dell'anno diritto penale consulenza. Bravi, bravi, bravi. Un applauso. Grazie. Avvocato Bolognesi, lei e il suo studio vi siete aggiudicati le Fonti Awards come studio dell'anno diritto penale consulenza. Che importanza ha per lei questa vittoria? Ma direi ha importanza soprattutto per i miei collaboratori, nel senso che le consulenze, quelle che noi facciamo e di cui poi parleremo, immagino, richiedono un lavoro di equipe e quindi diciamo, il merito evidentemente è del gruppo e quindi dei miei bravissimi collaboratori. A proposito appunto di consulenza, dal suo punto di vista privilegiato di professionista e docente, quanto è stato decisivo il ruolo della consulenza nella svolta della professione? Alla sua domanda si può rispondere nel senso che nell'ultimo decennio, direi negli ultimi 20 anni, a partire dal 2001, il ruolo della consulenza nella professione del penalista si è incrementato notevolissimamente e questo soprattutto perché appunto nel 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 231 in ordine alla responsabilità degli enti che ha individuato e portato davanti al giudice penale le persone giuridiche per illeciti collegati a reati commessi nel contesto aziendale. Lei capisce che a questo punto le imprese hanno dovuto rivolgersi ai penalisti per avere una consulenza in ordine alle problematiche che nascevano dalla 231, tenuto anche conto che gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono una specifica esimente per l'ente laddove si sia munito di un modello organizzativo idoneo ed efficace nella prevenzione dei reati. Quindi il penalista era l'unico professionista o comunque il professionista più idoneo a fare la valutazione in ordine alla idoneità del modello, a verificare se le procedure e i controlli che la società col suo aiuto aveva prestato sarebbero stati poi ritenuti efficaci e idonei da parte del giudice penale. Se poi si considera che dal 2001 a oggi il perimetro della 231, cioè il numero dei reati presupposto contenuti nel decreto, è aumentato in modo esponenziale, nel senso che oggi quasi tutte le norme del codice penale sono contenute nella 231 e anche molte leggi speciali, allora si capisce come questo aspetto consulenziale sia diventato di tipo assolutamente continuativo, sia per adeguare il modello alle novelle legislative, sia per adeguarlo a quelle che sono le normali metamorfosi, trasformazione della società nel tempo. Oggi, che è il 25 maggio del 2018, se non sbaglio, è proprio oggi è entrato in vigore il regolamento europeo in materia di privacy. E questo fatto nuovo porta, diciamo, ad un'altra occasione consulenziale, perché il regolamento che riguarda tutti i paesi europei e riguarda tutti
tutte le imprese che trattano dati sensibili in ordine, diciamo, alle caratteristiche individuali di ciascuno di noi sono obbligati ad adeguarsi al regolamento, senza direttamente, perché il regolamento europeo si applica in modo diretto. Le società di grandi dimensioni sono tenute addirittura a nominare il cosiddetto DPO, Data Protection Officer, il quale, diciamo, ha il compito di valutare attentamente tutti gli aspetti che riguardano la privacy. Ma, diciamo, questo aspetto della privacy impatta anche sulla 231, cioè sul modello organizzativo già oggi in vigore, sotto due profili: sotto il profilo dei reati contro la pubblica amministrazione e sotto il profilo dei reati informatici. Dei reati contro la pubblica amministrazione perché naturalmente vi sono dei rapporti con un'autorità amministrativa importante come il garante, per cui possono nascere delle situazioni che vanno proceduralizzate e vanno controllate. E per i reati informatici direi che è intuitivo il perché diciamo, questo nuovo regolamento abbia questo tipo di impatto. Ecco quindi che diciamo, le imprese europee, italiane in particolare, hanno un duplice problema, quello di adeguarsi con le loro risorse interne, se sono in grado, alle indicazioni del regolamento, ma comunque di rivolgersi al penalista per quello che è diciamo, il collegamento tra il modello privacy, chiamiamolo così, e il modello 231 già in essere. Quindi, diciamo, la consulenza è diventata e diventerà sempre più importante nella nostra professione. Quindi, diciamo, il regolamento europeo in materia di privacy, che come lei ha anticipato, che è entrato in vigore proprio oggi, comunque avrà dei risvolti, insomma, sui modelli organizzativi delle imprese, come appunto ha anticipato. Sì, c'è una situazione abbastanza strana, perché, come le dicevo, quasi tutta la materia penale è entrata nella 231, ma non il codice privacy, non ancora, il che è probabilmente, diciamo, compito del futuro Parlamento, ma diciamo, nel momento in cui, per esempio, quando vi è una situazione particolarmente delicata dal punto di vista dei dati sensibili, il regolamento dice che la società, ove non sia certa di avere un'organizzazione tale da sopportare, diciamo, le difficoltà di una situazione particolare, deve rivolgersi al garante, deve chiedere una consultazione al garante su questo problema particolare. Quindi ovviamente la società viene in rapporto con gli uffici del garante e quindi siamo nella stessa condizione dei reati contro la pubblica amministrazione. Questa è l'area a rischio, anche in relazione alla tenuta del registro generale di tutte le attività sensibili che la società pone in essere in relazione ai dati personali. Il garante ha già fatto sapere che la tenuta di questo registro non è una formalità, ma fa parte, diciamo, integrante del meccanismo di efficacia del modello privacy. Quindi anche sotto questo profilo il rapporto con l'ufficio e con gli uffici del garante comportano, diciamo, la creazione all'interno del modello, nella sezione dei reati contro la pubblica amministrazione, di procedure e controlli che sono importanti per implementare e per aggiornare il modello.